Magnitudo frontalis of the Father in his primitas, the mutual inclusion of unity and distinction in God. The personal distinction in God is conceived as a perfection of divine unity. The specific conception of the constitution of the divine person by origo, an accent put on the dynamic character of the divine actus purus, which helps Bonaventure to shape his Trinitarian doctrine as the mystery of the communication of life and love. And finally, the metaphysical, theological, and nosological relationship between creation and Trinitarian mystery. Unfortunately, all of this vast area of studies into the Trinitarian theology of Bonaventure in 20th century have focused on the early period of his production, which is marked by a strong conceptualization and typically scholastic methodology. Although they are aware of it, they diminish the importance of the existential and theological turn in Bonaventure's life, which happened around 1258, when he received a special mystical experience connected with Saint Francis's life. 59. The only exception of this general state of affairs is a work by Eduard Prenga. It rests on the intuition that Saint Francis's experience, especially stigmatization, was crucial for the final shape of Bonaventure's exposition of the mystery of the Trinity. Prenga, via Hemmerle, points out to the inner constitution of Bonaventure's theology, which is grounded in his decision to theologize the person and the message of Poverello as an icon of the Trinitarian mystery of dispensation. Nonetheless, the starting intuition of the importance of Francis's experience for Bonaventure's Trinitarian theology lacks a more general description of the final shape of this new type of Trinitarian theology made possible by the inclusion of an experience. It is true that Bonaventure interprets the experience of Francis in a Trinitarian manner, as Prenga shows it. But it is much more important that such an interpretation leads him to sketch a new vision of Trinitarian theology in general. So the clue here is not only the reinterpretation of Francis's experience in light of the Trinitarian economy of dispensation, but first of all, the interpretation of Trinitarian mystery in light of experience. The mature Trinitarian theology of Bonaventure is connected, grounded, and articulated on the basis of human experience of divine revelation. The Trinity, as much as it is revealed mystery, it is at the same moment the mystery which enables and shines through our human experience. Trinitarian theology becomes here, without exclusion of its other modalities, the articulation of a new, transformed experience of the human being. At the same time, and more fundamentally, this experience becomes a new mode of articulation and the production of a new type of Trinitarian theology. It becomes its locus theologicus. The second point, the crucified Christ and the new Trinitarian conceptuality. It is indubitable that Christology forms the very central point of Bonaventure's Trinitarian articulation from its very beginning. Such an attitude can be clearly seen as early as in his commentary to the first book of Peter Lombard. The Christological focal point becomes even more intensive and important in Itinerarium and especially Hexaemeron. As it was said, the moment of enforcement of a Christological perspective is connected with the events on Laverna, when Bonaventure starts to comprehend Francis's legacy from the new and distinctive perspective
proper to his new position in the Franciscan order as its minister general. What happened at La Verna? What significance has it for the later Trinitarian theology in Bonaventure? This new comprehension of Francis, his life, and his impact on theology can be found in the very basic concept of itinerarium. This little book is, at the same time, a description of Francis's experience, a treatise on the spiritual journey toward a Trinitarian God, and last but not least, a genuine compendium of theology. Itinerarium narrates the way of the Spirit's ascent toward unity with God. It's motivated by the Trinity, oriented toward it, and has a triadic structure, extrase, inse, and suprase. Trinitarian theology in Itinerarium combines four sources: Aristotelian, Dionysian, Augustinian, and properly Franciscan. The last stages of the way to God, suprase, are connected with the speculation on the unity of God symbolized by the name being, Aristotelian moment, and his plurality articulated by a Dionysian concept of goodness. The Franciscan moment seems to be most decisive here. When human iter comes to its end in the rational speculation of inner plurality of Trinitarian life, it cannot proceed any further. The culmination of the whole journey consists in allowing Christ to move one into the very mystery of Trinitarian love. At the conclusion of the way, in its final stages, there is a certain kind of passivity. Only when relying completely on Christ can one be metaphysically transported from this world directly into God's inner life in the Trinity. It is a clear indication that the essential dimension of Trinitarian theology begins only beyond the notion of being and goodness, beyond speculation. A true knowledge of the Trinity is relational and happens in the encounter with Christ. He is the key to the very mystery of the Trinity. The theometaphysical speculation on esse and bonum are only preparatory stages of the journey of human man's into the Trinity. Only in an existential encounter with the crucified Christ is God revealed in his fullness and marked by a concrete, factual inclusion of being and goodness. In the crucified God, he shows himself as the being whose essence is a loving diffusion of himself. What is deepest in the Trinitarian being of God is self-givenness, which brings forward everything that exists. Francis is given to experience this ocean of divine being in givenness. It happens in the very moment of his participation in the suffering of Christ. The new notion is added here to the dyad of being and goodness, namely excessus mentis. If man's encounters God in his names, it has to, at the last moment of its journey, leave them to enter the sphere of pure divine acting. Chapters 6 and 7 of Itinerarium should be read together as a continuum of the same theological insight. There is no ideological rupture between the last chapter and the preceding chapters. Let us note that there is an important change of the tenor of theologizing here with respect to the earlier period. If we accept together with Kurt Itinerarium as Kurzfassung of Bonaventure's Trinitarian theology, then one has to admit that this little book represents an important enhancement with respect to his basic position. Going beyond and in no case marginalizing the metaphysical or conceptual speculation, it culminates in a narration of experience. This narration is included, or better, incorporated into the full shape of the Trinitarian system and represents the most advanced
and achieved form of Seraphicus reflection. It's not only adequate within the data of the Gospels, which situates Christ's Passover in its very center as a supreme revelation of God's inner life, but with a specific experience of the Franciscan order. What are the concepts which help Bonaventure to articulate his new theological attitude toward the mystery of the Trinity, as we can find it in both Itinerarium and Hexaemeron? Among the most important are expressio, illuminatio, speculatio, and reductio. It is to be noticed that neither of these concepts were crafted for Trinitarian theology. They were present in Bonaventure's theology almost from its beginning. After Laverna, they are incorporated into the body of Trinitarian theology together with the classical ideas of substance, person, production. They describe, in the specific and pre-established order, the inner structure of the concrete Trinitarian act of showing itself. Francis at Laverna witnessed Trinitarian self-expression in the mystery of the crucified represented by seraphim. His vision of the seraphim fuit expressiva ed impressa. His knowledge of divine things is reduced to crucified Christ. Knowledge of the Trinity becomes in this way strongly Christological, and what is of greatest importance here, personal at the very same time. This divine expression transforms him in the icon of mystery, impressed in his body through the stigmata. Stigmatized Francis becomes for Bonaventure a manifestation, an icon of the divine acting, which offers an important insight into the mystery of the divine life and its diffusive or donating nature. In other words, he becomes a place of divine expression in the world. We find here a doubled order of expressions. The first and fundamental expression in Christ, verbum and imago, is impressed in a human being in order that it may become the expression of Christ. We see this clearly in one of Bonaventure's sermons on Francis, where he is described in pure Trinitarian terms as the icon, the place of visibility of the mystery of the triune God. Dico, quod primo cratus est Franciscus ad imaginem divinitatis per quondam conformitatem, quam habuit cum divinitate, quae consistit in tribus personis. Conformitatem enim habuit cum patre, sive cum persona patris in potentia. Conformis fuit filio in sapientia. Item habuit etiam conformitatem cum spiritu sancto in bonitate. This simple but rich text informs not only Bonaventure's theological vision of Francis, but in some very fundamental sense shows the best of his Trinitarian theology. The ultimate moment of Trinitarian speculation here has an existential, sensitive, bodily characteristic. The truth of divine intimacy, God's Trinitarian life, is made present and visible in the bodily experience of Poverello. Such an intuition is based on the specifics of Bonaventure's theology of revelation, to which we have now to turn. My thesis here is that Saint Bonaventure formally and materially structured his Trinitarian approach on the basis of his concept of revelation. I should say this is the concept, this is the idea of Ratzinger from his habilitation work. I apply it here to my understanding of mature Trinitarian theology in Bonaventure. For Bonaventure, from a formal perspective, revelation is not only a container of knowledge,
which makes Trinitarian truth possible to be discovered and understood, but it is formally and metaphysically made possible by the very life of God. For him, Trinity is not only a content of revelation, but it is ground, a basic structure, form, and the condition of possibility. It is true that God is present in our history through revelation, but it is even more important that historical revelation is made possible by the very structure of divine Trinitarian life. It is a crucial contention of Hexaemeron, which locates the logic of manifestation in the very heart of the inner life of the Trinity prior to placing it in the center of salvific history. All this leads us to the provisional conclusion on the nature of Bonaventure's Trinitarian theology conceived phenomenologically. Trinitarian pre-phenomenology in Bonaventure consists in few mutually linked procedures. The first one, inclusion of a subjective moment in the very concept of revelation. One can talk about revelation only when it is accepted by its addressee, producing its transformation and deformitas. This is properly Ratzinger's thesis. Second, reduction of the subjective experience to Christ. The new experience and knowledge flows from a transformation in Christ. It is absolutely fantastic how Bonaventure can unify the subjective and the objective moment in Christianity. There is no duality. There is no negative dialectic between what is subjective and objective. The third moment, description of this experience, which underlines especially the quomodo of Trinitarian revelation in and for man. Emmanuel Falk has showed it, this change to quomodo in his doctoral thesis. And the last one, aesthetical character of such a description, which begins with the multiplicity and variety of creatures and encounters its summit in the doctrine of double order of senses. The most important part and innovation of this later formulation is that mature Trinitarian theology of Bonaventure incorporates and underlines the subjective moment. Trinitarian theology is not only a kind of objectification of revealed truth. It must include a personal moment. In order to be exposed properly, Trinity has to be described in concepts and at the very same moment narrated existentially through a human experience. Bonaventure's Trinitarian theology is not a mere conceptual description, but a kind of spiritual theory which enlightens human life and experience. Conceptual speculation and narration of a concrete structure and nature of spiritual experience form together the essence and basic shape of Trinitarian theology in Bonaventure in its final mature state. The last point, the main factors of Bonaventure's mature Trinitarianism. The argument undertaken in the present paper reveals the important modification of theological methodology and its very concept in the later production of Saint Bonaventure. Usually people say, the scholars say, that the works of Bonaventure after 59 are spiritual works. They are absolutely theological and speculative as well, but at the very same moment, they are spiritual. So I think that this description of two periods, the systematic one and the spiritual one, is not accurate
in the case of Bonaventure. His mature Trinitarian theology proves the change in his thought which occurred between 57 and 59 and was confirmed in posterior works. It consists in proposition to fuse Trinitarian theology and mystical theology in one system of thinking. Trinitarian theology cannot be presented as a separate theological speculation for its own sake. The option for mutual inclusion of Trinitarian speculation and spiritual wisdom, which makes Bonaventure's mature and definitive concept of theology in general, should be received and understood, to borrow the idea from Bernard Sesbuet, as Bonaventure's actus theologicus. It is constituted by several organically organized master ideas. Let us repeat them to present the final synthesis of the preceding argument. The first among them is the innovation and original concept of revelation. Its proper characteristic is what could be called inclusion of subject. Bonaventure's mature Trinitarian theology is based on revelation, which is accomplished in the transformation of a subject. Probably it would be very beautiful to make the compare between St. Thomas Aquinas and St. Bonaventure on the vision of God. St. Thomas Aquinas says, we will see God face to face, we will see his essence. In the eschatological period of the salvific history. And this vision for St. Thomas Aquinas is equal to the inner transformation of my inner being. To see God does not mean to see him as a kind of object, but to see him, it means to be transformed. The inner transformation which recuperates Imago Dei marks the possibility of the final touch with God. And Saint Bonaventure says something very similar, but he says that we have a kind of this possibility even here before we die. And this is the example of Saint Francis. I think that the real icon of God is only the Holy Person. We really can see in the transformed being, and maybe it has to be underlined in the 500th anniversary of Reformation, that we can see and sense the efficacy of grace in the holy life of holy people. And this is a kind of vision of God. The second point is that Bonaventure's later Trinitarianism is derived from prior famous Franciscan Christocentrism. One is to add here that a Christocentric moment is accompanied by the pneumatological rule of graceful donation of divine life. It is the third divine person who donates to a human being conformity with Christ. This salvific transformation is a necessary ingredient of the final union with God. As we can see, Christocentricism does not create a theological world for its own sake, but operates and receives its ultimate sense only in a Trinitarian perspective. The third moment is marked by Bonaventure's sensibility to sensitive experience. After 59, Trinitarian theology in Bonaventure is reshaped by and incorporated into his broader theology of the return of the mind to God. In this sense, it forms a part of his spiritual theology, which becomes the proper place of Trinitarian speculation. What is at stake here is a serious methodological and hermeneutical decision. Bonaventure, influenced by the double event of impression and expression which took place in the stigmatization of Francis, finds a new way of doing Trinitarian theology.
We could affirm that for him, Francis is transformed in the icon of the icon, word about word, to such an extent that his personal experience, transformed by inner inspiration, achieves theological status by becoming the place of physical, sensorial visibility of divine revelation in its double constitution, Christological and pneumatological. One should not forget that in Itinerarium, the mystical event of Laverna functions as a portico to the most elevated experience of the Triune God. And the fourth point, the last one, is that the four most essential angle of his later synthesis is detectable in the narrative character of Seraphicus' major Trinitarian thinking. It is conceived as a dynamic narration of double and simultaneous process of divine revelation and human transformation. Double and simultaneous process of divine revelation and human transformation. There is no divine revelation without human transformation. The historical background of this double story is anthropological. The Trinity is narrated inside the human story of deification and is, at the very same time, its ontological ground of possibility and is what preserves it from collapsing in the historicization of the mystery. By a narration of the Trinity inside the human story of subjective transformation, Bonaventure achieves overcoming of the static character of classical formulations of Trinitarian theology. His mature Trinitarianism is saturated by an existential dynamic of self-diffusive goodness of the first principle, which gives origin to integral human ether of man toward God. It is the new conceptualization which helped Bonaventure to grasp this goal and propose what is perhaps the most existential formulation of Trinitarian theology before its revival in the 20th century. I must say that in this perspective, Trinitarian formulation in Bonaventure is very close to the mode of revelation of the Trinitarian mystery, which I find in the New Testament, where the access to the mystery of God's inner life is opened in a new experience of dynamic life, which is given to followers of Christ and whose central point is the triune relation of man to the Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you very much for your attention. Ringraziamo il professore Robert Woźniak per la sua relazione, penso che lo posso dire, molto originale, ispirante. Ormai tutti lo sanno, ma dato che siamo in un luogo nuovo, va ricordato che si possono fare le domande alla fine, in modo scritto, cioè che se uno vuole fare una domanda, per favore la scriva e dia a due frati. Ci sono due frati, fra Orlando e fra Derek, e loro faranno arrivare le vostre domande qui. Passiamo subito a due contrapunti. Il primo contrapunto sarà esposto dal professore Sergio Bonagni, presbitero della diocesi di Roma, ordinario nella facoltà di teologia dell'Università Gregoriana. Grazie a Robert Woźniak per quanto ci ha detto. Le sue parole, con la loro ricchezza e la loro originalità, ci offrono sicuramente molti spunti per la riflessione.
Un aspetto più degli altri ha attirato la mia attenzione. Il nostro relatore sottolinea che nell'ultima fase della sua riflessione trinitaria Bonaventura va oltre la speculazione concettuale e metafisica. Il suo De Trinitate culmina nella narrazione di una esperienza. Ma non per questo la speculazione concettuale e metafisica viene marginalizzata. I concetti che servono ad articolare la trinitaria elaborata dopo la Verna, espresso, illuminatio, speculatio, reduzio, vengono integrati nel corpo della sua teologia insieme alle tradizionali idee di sostanza, persona, produzione. Questa osservazione ha suscitato in me una domanda. L'integrazione dei nuovi registri narrativi ed esperienziali, questa integrazione avrebbe potuto portare i frutti che ha portato se queste classiche idee, soprattutto l'idea di sostanza, non fossero state già elaborate dal Serafico in modo nuovo, in modo originale. In realtà io penso che nel percorso della Trinitaria bonaventuriana l'originalità dell'ultima ora può essere spiegata solo alla luce della originalità della prima ora, quella degli anni trascorsi a Parigi come magister impegnato a commentare le sentenze del Lombardo. Che idea di essere matura il francescano negli anni del suo insegnamento parigino? Ecco, nel cercare di rispondere a questa domanda, noi non possiamo dimenticare che Bonaventura e gli altri medievali interessati al De Trinitate, costoro hanno in mente una idea di essere che deve fare i conti con un problema che percorre tutta la storia del pensiero cristiano. È il problema che spunta quando di Dio si deve dire che ha un figlio consustanziale e che dunque la sua sostanza sembra al contempo ingenerata e generata. Allora facciamo tre passi. Il primo è un passo che colloca la Trinitaria bonaventuriana nell'orizzonte della speculazione latina. E lo intitoliamo così, questo passo. Dio senza essere, la provocazione di un omio e la replica di Agostino. Bene, a risolvere a suo modo il problema ci aveva già pensato un vescovo del IV secolo, tale Eunomio di Cizico. L'essere di Dio, dice costui, deve essere ingenerato, altrimenti c'è qualcosa che gli fa da principio e lui non è più Dio. Ma se le cose stanno così, come si fa a dire che il figlio è Dio e Dio consustanziale al padre? Come si fa a confessare l'omusia nicena senza poi essere costretti a negare a Dio l'essere che gli è dovuto, che è quello ingenerato? Dio trino è Dio senza poter essere? Perché chi lo dice figlio, insinua Eunomio, proprio questo dice, che Dio è senza essere. La provocatoria domanda del più radicale dei discepoli di Ario attraversa la storia della teologia e la storia della risposta a questa domanda è la storia, potremmo dire, dell'entrata di Dio in teologia. Nel mondo latino a fare scuola è la replica di Agostino. Ingenerato e generato non si predicano come pensa un omio secondo la sostanza. Ingenerato e generato si predicano secondo la relazione. Gli ariani, osserva l'Ipponate, sono costretti a dipingere il volto di un Dio solitario. Essi non vogliono ammettere che l'arco trinitario della divina alterità può essere descritto solo dislocando le parole su un piano distinto da quello dell'essenza. Ma a questo punto, e Agostino per primo lui ne è cosciente, a questo punto è inevitabile che si presenti un grosso rischio. Il rischio che questa distinzione tenda a trasformarsi in una vera e propria separazione. La divina unità
da una parte, sul piano essenziale, la molteplicità dei divini relati, li possiamo anche chiamare così, dall'altra sul piano relazionale o nozionale, che dir si voglia, fino alla trasformazione della Trinitas in una incomprensibile e deforme Quaternitas. La risposta a Eunomio elaborata da Agostino spingerà i latini a cercare gli strumenti più adatti per scongiurare la potenziale frattura fra piano essenziale e piano nozionale. E i latini, da discepoli fedeli, faranno ricorso sempre ad Agostino, proprio a lui, per portare avanti la loro ricerca, al fine di evitare che i tre si allontanino dall'unica essenza andando ognuno per conto proprio. Ecco, a questo fine, per evitare questo, Anselmo e gli altri faranno appello alla forza sintetica dell'immagine psicologica proposta dal maestro Agostino. Ma si tratta di una soluzione problematica, perché la similitudine offerta dallo spirito che si conosce e si ama, bene, questa è un'immagine pericolosamente adagiata sul dinamismo di autoriflessione dell'essenza. Certo, certo, in questo modo il rischio di una frattura fra piano dell'essenza e quello della relazione sembra scongiurato, ma ne appare un altro non meno grave. Un rischio ugualmente grave, ed è il rischio legato all'idea di una fecondità dell'essenza divina. Padre, Figlio e Spirito non sono altro dalla divina essenza, come l'intelligenza e l'amore di sé non sono altro dall'anima che li produce. Ma se è sulla fecondità dell'unica essenza che bisogna puntare lo sguardo per comprendere che i divini tre non sono altro da lei, bene, se bisogna fare così, come si potrà evitare il rischio che questi tre si dissolvano nella sostanza che li genera? E il modalismo è dietro l'angolo. E allora un secondo passo, che lo intitoliamo: l'essenza divina genera? Il commento bonaventuriano alla quinta distinzio del primo sentenziano di Pietro Lombardo. Ecco, Pietro Lombardo affronta il problema nella quinta distinzio delle sue sentenze. L'essenza divina può generare o essere generata? Agostino per primo aveva ricordato che neppure Dio può generare se stesso. E Pietro Abelardo aveva fatto notare che l'idea di un'essenza che partorisce se stessa finisce per offuscare il volto del Padre. Il Lombardo non può evitare di imboccare la strada che lo porterà ad affermare che l'essenza divina non genera né può essere generata. Gioacchino da Fiore punterà il dito contro il Magister, lo accuserà di trasformare la Santa Trinitas in una Quaternitas. Vedete, il dilemma di Eunomio si ripropone. La teologia sembra obbligata a scegliere fra un Dio che è essere semplicissimo proprio perché ingenerato e un Dio che si conferma trino solo se a un tale essere semplicissimo rinuncia per fare posto all'alterità della generazione. Bonaventura si confronta con le sentenze quando il Laterano IV ha ormai dato ragione a Lombardo, ma questo non toglie che la lezione della quinta distinzione del primo libro rimanga uno snodo difficile da affrontare. Nel commento alla seconda distinzione, il Serafico prepara il terreno alla sua risposta. Egli osserva che oltre a quella riconoscibile nei composti c'è anche una pluralità priva di composizione. Questa pluralità non si oppone alla semplicità dell'essere, piuttosto la conferma. Questa pluralità esprime la vitalità fontale che sta al cuore dell'essere divino
e lo manifesta come primo principio. E qual è questa pluralità? È quella, dice Bonaventura, legata alla origo, al dinamismo di origine che articola e ordina la vita trinitaria. Ma se le cose stanno così, se in Dio c'è origine e articolazione, allora che cosa dobbiamo pensare? Che l'essenza divina davvero può generare o che può essere generata? Bonaventura risponde negativamente. Quando osserviamo il creato e parliamo di generazione in senso proprio, parliamo di un dinamismo di produzione. Un dinamismo di produzione implica una aggiunta di essere. Ma la divina semplicità del principio, che è perfetto essere, non la possiamo associare all'idea di una aggiunta di essere. Dunque, quando parliamo di Dio, possiamo parlare propriamente di generazione in riferimento alla persona, ma non in riferimento all'essenza. Il francescano abbraccia con decisione la dottrina secondo cui l'essenza divina non genera né è generata, ma lo sviluppo della riflessione alimentata dal confronto con la difficile pagina lombardiana, bene, questo sviluppo mostra che questo non gli impedisce di maturare una teologia attenta a non dimenticare la feconda tensione che alimenta la vita stessa della Trinità. Nella seconda questione del secondo articolo, Bonaventura si chiede se la sostanza o essenza divina sia comunicata per generazione. È a questo punto che il Serafico fa venire alla luce il nucleo speculativo che si nasconde in ogni snodo, in ogni passaggio del suo commento alla quinta distinzio. Ogni forma universale è in sé potenzialmente comunicabile ed è di fatto comunicata quando è propagata a molti. Per la sua somma semplicità, l'essenza divina è comunicabile più di ogni altra essenza e viene comunicata in forza di ciò che in essa moltiplica i suppositi, i soggetti. Ma a moltiplicare i soggetti, i suppositi, è la generazione. In Dio, osserva il francescano, le persone sono moltiplicate dalla generazione senza che in essi risulti numerata la sostanza. Questo vuol dire che è proprio per la generazione che la sostanza o essenza viene comunicata. È infatti grazie alla generazione che la sostanza risulta essere una in molti. Questa generazione, una generazione che moltiplica senza numerare, questa generazione è espressione prima e perfetta del dinamismo di comunicazione che si trova al cuore dell'essere. Rivelandosi, Dio entra in teologia e si mostra pieno possessore di quell'essere uno e molteplice di cui la teologia, per sua innata vocazione, tratta da sempre. Siamo di fronte a un passaggio cruciale del De Trinitate Bonaventuriano. La posta in gioco qui è lo sviluppo del concetto di origo sive emanatio, come lui stesso ci dice. È alla luce dell'origo che Bonaventura spiega come possa darsi una pluralità che non contraddice la semplicità. Ora viene fuori che è sempre il dinamismo di origine ad articolare il mistero di comunione di cui vive la semplicità del principio. Posta in Dio l'emanazione, scrive Bonaventura, posta in Dio l'emanazione sono posti anche la comunità e la distinzione. Tolta la generazione o emanazione, l'essenza è in uno solo, come nel caso dell'ipostasi. È dunque
la generazione, la ragione della comunicazione dell'essenza. Generatio est ratio comunicandi essentia. Se nell'essenza non ci fosse alcuna generazione, se non ci fosse nessuna emanazione, l'essenza divina sarebbe costretta alla solitudine. L'emanazione ci rivela che il Dio, uno ed unico, è anche mistero di comunione e di distinzione. L'origo ci fa capire che l'essenza divina è omusia ritmata secondo la perfetta comunicazione d'essere che si realizza nella produzione delle persone. E allora il terzo passo, semplicità e paternità del principio, dal De Mysterio Trinitatis alle collazioni sine samero. Facendo leva sulla comunicatio, Bonaventura sviluppa un'idea dinamica dell'essere divino. Quando pensiamo Dio, noi non possiamo pensare l'unità della sua essenza come una morta e indifferenziata autoidentità. Nel De Mysterio Trinitatis, il Serafico sviluppa un disegno teologico impegnato a mostrare che la semplicità del principio può essere pienamente compresa solo alla luce della sua trina articolazione. La semplicità della solitudine non interessa il diotrino. La semplicità che interessa il diotrino è la semplicità della communitas, la communitas che emerge a motivo della generazione perfetta nell'amore, quella con cui il padre dona da sempre tutta la sua divinità al figlio. Perfectior est unitas in qua comunitate nature manet unitas caritatis. Più perfetta è l'unità lì dove con quella di natura permane l'unità di carità. Dal commento alle sentenze fino alle collazioni esaemeron, la tensione interna che muove il francescano è sempre la stessa. E la tensione è quella che lo porta a cercare lo sviluppo di un intellectus fidei capace di evidenziare il reciproco rimando fra unità e pluralità. E questo grazie a un costante, continuo confronto speculativo con il singolare mistero di completissima, la chiama lui, completissima comunicazione dell'essere manifestato con l'annuncio dell'eterna generazione. In definitiva, potremmo anche descrivere il De Trinitate Bonaventuriano come il tentativo di avviare una ermeneutica della divina alterità mediante lo stesso atto interpretativo che impegna l'intelligenza nel suo confronto con l'unità del sommo. Solo così sembra dirci il Serafico, la potenziale frattura fra piano essenziale e piano nozionale, potenzialmente presente in tante espressioni della tradizione latina, solo così questa frattura potrà essere davvero superata. Certo si dovrà trattare di un atto ermeneutico dotato di una forza compositiva che solo il dono dall'alto può garantire. Per il francescano, quando noi rivolgiamo a Dio lo sguardo della nostra mente e riflettiamo sul suo essere un unico soggetto, certo possiamo cominciare a capire qualcosa della sua sostanza, della sua forza, del suo operare. Possiamo iniziare a comprendere che Dio è l'ingenito che produce l'altro da sé, cioè la creatura, senza sapere ancora che questo soggetto è Trinità. Sì, certo, lo possiamo. Ma osserva Bonaventura, l'intelligenza che noi possiamo avere di Dio si disloca su un duplice livello, due piani. C'è un primo livello, quello dell'intellectus fidei, dell'intellectus defectivus, che vede la nostra intelligenza limitata a una comprensione ancora parziale del suo oggetto. A questo livello la nostra mente non matura una conoscenza vera e propria delle ragioni ultime. Procede nella sua indagine risolvendo in molti quello che in Dio è uno. C'è poi un secondo livello,
Questo è il livello dell'intellectus perfectus, lo chiama lui. E questo vede la nostra intelligenza ormai raggiunta dalla luce della rivelazione. A questo livello la nostra mente si mostra capace di una più piena comprensione del suo oggetto e procede nella sua indagine mediante la reduzio del molteplice all'unità. È questa intelligenza dell'ordinata semplicità del trino principio, quella a cui la teologia del serafico intende dare espressione e vita. L'intelligenza della teologia bonaventuriana è intellectus fidei perfetto, perché capace di farsi carico dell'impegno a contemplare il Dio che non può essere compreso come ingenito senza essere nello stesso tempo riconosciuto come perfettamente padre. L'intelligenza della teologia bonaventuriana è intellectus fidei perfetto perché disposto a raccogliere la sfida dell'entrata di Dio in teologia con la figura trinitaria della sua rivelazione, ed è disposto, questo intellectus perfectus, a passare dal riconoscimento dell'unità del suo essere alla riflessione sulla sua comunicativa semplicità. Deus est lux summe cognoscibilis, così come potremmo dire è essentia summe communicabilis. Semplicissima unità e irrisolvibile alterità sembrano coimplicarsi e reciprocamente confermarsi alla luce del dono totale che il Padre rinnova al Figlio da tutta l'eternità. Rivelandosi come generatio e comunicatio, Dio è entrato in teologia, ma per rimanerci o per uscirne? Per rimanerci, se è vero che le nuove categorie più esperienziali, più esistenziali, che emergono nell'itinerarium nell'exameron, sono integrate nel corpo del suo De Trinitate, insieme con le classiche idee di sostanza, persona, processione, queste rimangono struttura fondamentale, non sono relativizzate. E parole come espressio, illuminatio, speculatio, reduzio, possono dunque essere pienamente comprese e valorizzate solo se collocate nell'orizzonte della generatio come ratio comunicandi essentia che le precede e le iscrive nell'ordo deciso dalla primitas. Il Dio che è entrato in teologia e che ha attraversato le diverse fasi della riflessione del maestro francescano non ne esce alla fine per tornare ad una narrazione chiesta dalla reduzio all'esperienza e dall'impossibilità di dire questa esperienza con le parole usate secondo l'esigenza del proprium, quella tipica dei magistri scolastici. Piuttosto, il Dio che Bonaventura indaga e contempla è il Dio che, una volta entrato in teologia, finisce per ricondurla alla sintesi fra concetto ed esperienza, facendola passare, solo lui può, per il non più teologizzabile della croce. Grazie per la vostra paziente attenzione. Ringraziamo il professore Sergio Bonagni. Il secondo contrappunto sarà quello del professore Alessandro Ghisalberti, ordinario di Storia della Filosofia Medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il titolo del mio contrappunto è Manifestatività dell'essere e riduzione fenomenologica. Appunti circa la puritas dei nomi divini di Itinerarium capitolo quinto e capitolo sesto e loro implicazioni trinitarie. Esprimo in partenza il mio assenso alla lettura della Trinità proposta nella relazione del professor Potniak e ritengo di condividerne i punti fondamentali.
in particolare la sottolineatura delle novità che contrassegnano il pensiero trinitario di Bonaventura a partire dal 1259, che Wozniak individua in un minore sviluppo della metodologia scolastica incentrata sulla concettualizzazione a favore di una maggiore inclusione degli aspetti esistenziali ricondotti a quattro aspetti: l'importanza del soggetto nella rielaborazione del concetto di rivelazione, la formulazione del cristocentrismo segnato dall'esperienza delle stimmate di San Francesco che lo hanno reso conforme al crocifisso, l'inclusione della teologia spirituale nella speculazione trinitaria e infine il convergere dinamico di rivelazione divina e di trasformazione umana. Interessante trama del discorso di Wozniak sviluppato osservando più volte che, stante la complessità delle dottrine e del linguaggio bonaventuriano, la novità della teologia trinitaria del Bonaventura maturo non esclude l'apporto di importanti tematiche di carattere filosofico e teologico precedentemente sviluppate e che soggiacciono però anche alla produzione a partire dal 1259. Ed è su questo versante che inserisco le riflessioni che intendo proporre nel mio contrappunto dal punto di vista di filosofo. Anzitutto vorrei richiamare la valenza trinitaria di quella che convenzionalmente si denomina dottrina dell'illuminazione bonaventuriana. Essa non ha una valenza solamente gnoseologica, non è una noetica astratta di stampo agostiniano, bensì include una radicalità che investe la sporgenza della stessa rivelazione sull'intero cosmo creato e sulla capacità dell'uomo a ricevere il Verbo di Dio rivelato. La prova è data dal continuo ricorso a termini quali lumen, lumina, lux spiritualis, luce intesa nella sua valenza forte di mondo spirituale, non la luce fisica, cioè il fuoco o l'etere aristotelico, ma di natura trascendente l'ordine materiale, per cui Dio Padre è costantemente chiamato Pater Luminum anche negli scritti della maturità. Il punto rilevante è questo: per qualsiasi acquisizione di conoscenza veritativa è indispensabile la struttura fondativa della realtà come manifestabile. Per il Viatore è richiesto il darsi di un orizzonte in cui ogni rivelazione, ogni offenbarung può manifestarsi. Anche quella tramandata nella Sacra Scrittura è giunta sino al suo compimento nel Verbo incarnato. L'originario è l'Uno Padre, l'origine l'abbiamo sentito adesso dal professor Bonanni, che in quanto connotabile come luce sostanziale include il mondo archetipico delle idee e diventa l'intrinseca congiunzione delle proprietà detenute dal semantema essere e dal semantema luce, ponendosi come costitutivo inizio assoluto di ogni attività emanativa o creativa, esemplaristica o illuminativa, risolutiva o riduttiva. Imprescindibile dunque per un ermeneutico dei testi bonaventuriani la lettura della dialettica della triadica del neoplatonismo, che alla movenza da ciò che si schiude originariamente si espande nell'universo e detiene le stanze del ritorno. Questa dialettica, oltre che premessa, è anche la molla del cammino che si compie dal basso, perché il reditus che mobilita la risalita dalle singole arti al loro lume originario è una istanza succedanea all'exitus. Questo processo non importa costrizione, non induce violenza repressiva, non intende comprimere, vuole piuttosto rintracciare un percorso in base al quale sono individuati gli elementi per passare da un livello primario a un livello superiore, dove Bonaventura mostra che ogni grado di sapere contiene al proprio interno delle istanze che non possono essere pienamente comprese se non si riconducono al sapere in sé, quello della sapienza, luce, prima, che si effonde da Dio e dal Verbo creatore e rivelatore. Un ulteriore contributo
Lo sviluppo, collegandomi al tema del soggetto, più volte richiamato da Wozniak, con una riflessione sulla possibile lettura fenomenologica di questa interconnessione di exitus e di reditus, incastonata nella manifestatività o grande capacità del tutto di originare ogni processo di espansione in Dio e nella creazione ad extra. Quando si assurge al livello della luce immateriale, siamo al livello della trascendenza divina, il procedimento bonaventuriano dell'itinerarium si protende all'eccesso mistico, silenzio e alla tenebra di ogni pensiero e linguaggio umano, che consente di schiudersi della luce inaccessibile e la connessione dello spirito con la verità eterna. Si può qui istituire un parallelo tra la reductio bonaventuriana e la riduzione di cui trattano i filosofi della scuola fenomenologica del Novecento, naturalmente limitatamente ad alcuni punti indicativi come determinati criteri della riduzione fenomenologica che consentono una lettura convergente a proposito dei capitoli quinto e sesto dell'itinerario della mente in Dio. Bonaventura, a proposito dell'essere purissimo, instaura una sorta di riduzione fenomenologica per collocarlo nella purezza della sua fenomenalità originaria, il puro manifestarsi, il fenomeno nel senso della totale trasparenza alla coscienza, istituente la coscienza stessa, sottraendo l'essere ad ogni volontà di comprenderlo come se si trattasse di un oggetto da conoscere categorialmente o da amare secondo la logica della reciprocità. Lo sforzo di riduzione purificatrice della mente che approda dall'apprensione dell'essere contingente all'essere purissimo, presente nel capitolo quinto dell'itinerarium, suggerisce uno stimolante parallelo con la reduction o epoché di cui trattano i filosofi della scuola fenomenologica del Novecento, in particolare Husserl, quando parla di riduzione trascendentale nel suo testo Filosofia prima, teoria della riduzione fenomenologica. Per Bonaventura l'intelletto deve accedere all'essere purissimo in un percorso che può essere assimilato al processo di epoché, intesa non come la ricerca di un nucleo assettico di evidenza, ma come la messa tra parentesi delle concezioni naturalistiche e scientifiche per arrivare a quel residuo fenomenologico che si manifesta alla coscienza aperta di un soggetto come il luogo d'origine di tutti i possibili sensi del mondo. Il percorso epochizzante avviene secondando la scansione cui lo stesso Bonaventura riporta l'intero suo tracciato speculativo che abbiamo sentito ripetere più volte anche stamattina. L'origine del creato, l'emanazione, la necessità per l'uomo di attraversare il mondo creato rintracciando gli archetipi de exemplaritate e la riconduzione di tutto all'intimità del mistero incarnato e del verbo del mistero trinitario del verbo incarnato, de consummazione. L'itinerario si completa quando si arresta lo sforzo della speculazione e nella sparizione della luce della ragione e del linguaggio catafatico, lo spazio vuoto aperto dall'apofatismo è riempito dall'affetto, dall'invocazione che il soggetto fa del dono dell'amore divino, perché solo Dio può accogliere il credente cui viene concessa l'estasi, l'oltrepassamento della finitudine. Compare in Bonaventura, accanto alle categorie forti del linguaggio mistico di ascendenza dionisiana, quale il silenzio e la tenebra, l'indicazione dell'estasi collegata al passaggio estremo, la Pasqua del Verbo incarnato, che con la donazione della sua carne veramente umana ha aperto l'accesso alla condivisione da parte del credente della vita del Dio Trino.
e attraverso l'unione alla carne del risorto immesso nel circuito della vita trinitaria che ogni unione dell'uomo con Dio è resa possibile. E nell'itinerarium è attestata una delle prime affermazioni decise del cristocentrismo bonaventuriano che troverà sviluppi più approfonditi nelle opere successive al 1259. Sempre nella seconda parte dell'itinerarium, alcuni passaggi testuali evidenziano una linea di riduzione che offre spunti specifici, precisi e che consentono un'altra connessione possibile con la riduzione fenomenologica. Là dove il soggetto è fortemente implicato attivamente, ossia non si tratta di un mero esercizio di rigorizzazione logico-linguistica, bensì il soggetto deve scrutare l'orizzonte della manifestatività dell'essere nella sua struttura originaria, deve andare all'essere in sé, liberandolo dalle obiettivazioni categoriali. Leggo un passo, lo leggo in traduzione italiana perché legge in latino, dovrei leggere dedicando più tempo. Itinerarium 5, 5. Analizza dunque se ti è possibile l'essere purissimo e ti appare che è impossibile pensarlo come derivato da altro. Perciò va necessariamente pensato come assolutamente primo, perché non può derivare né dal nulla né da qualcos'altro. Che cosa infatti può esistere per sé se l'essere stesso non esiste per sé da sé? Si presenta al tuo pensiero anche come del tutto privo di non essere e perciò senza inizio e senza fine, ma eterno. Si impone inoltre alla tua mente come avente in sé nient'altro che l'essere stesso, privo pertanto di qualsiasi composizione, ma semplicissimo. Ti appare come privo di qualsiasi possibilità, perché ogni possibile detiene in qualche modo del non essere. E pertanto come sommamente in atto. Si impone alla tua mente come privo di qualsiasi difetto e perciò come perfettissimo. Appare infine come escludente qualsiasi differenziazione e perciò come sommamente uno. Questo passo, come abbiamo sentito, il nome dell'essere è caratterizzato dalla sua valenza ontologica monoteistica, identità di essere ed uno. Vengono tuttavia esplicitate, in particolare nel capitolo sesto dell'itinerario, ma anche la valenza trinitaria e quella cristologica, molto approfondite nelle collazioni Synhexaemeron. Dopo aver sottolineato che l'essere è sostanza, ossia che coincide con l'essenza stessa di Dio, l'unica indivisa Deitas, che è comune alle tre persone e che consente alla seconda persona di presentarsi anch'essa come ego sum, come io sono, Bonaventura riflette sulla stessa modalità della rivelazione del nome descritta dall'Esodo nella forma del roveto ardente. Lo richiama con la sua carica simbolica il mistero del Verbo incarnato. Rubus spinosa est passibilitas carnis, flamma anima Christi plena numinibus et igne caritatis, lux divinitas, lux coniunta rubo mediante flamma, divinitas coniunta carni mediante spiritus seu anima. Conoscenza della Trinità in Bonaventura affiora sempre dalla rivelazione, in accordo con quanto ha sostenuto il professor Wozniak. Ma ci sono delle costellazioni mentali del soggetto e tutta una simbolica della tradizione teologica e filosofica che sono necessarie per interpretare il linguaggio della Sacra Scrittura. Spiccano nei testi che abbiamo ricordato l'essere, la luce, la manifestatività dell'essere, insisto su questo, Nomen Dei è un passo di Bonaventura, l'italiano è mio ma l'ho ricavato da Bonaventura, Nomen Dei proprium esse quia est manifestissimum, unde nihil manifestius.
il nome di Dio come quisum, proclamato in un chiaro contesto simbolico a valenza trinitaria, come abbiamo appena sentito, roveto carne, fiamma, anima di Cristo, luce del roveto fiamme, divinità congiunta alla carne mediante l'anima. L'esito della via speculativa attraverso la riduzione all'essere purissimo porta a concentrarci sul desiderio amoroso evocato nella manifestazione della fiamma del roveto che si consuma nell'enosis dell'ipostasi teandrica del Verbo incarnato. E questo amore unitivo che un filosofo contemporaneo, Jean-Luc Marion, considera basilare per il superamento dell'ontoteologia e della metafisica categoriale, mirando alla costituzione del fenomeno erotico e in Bonaventura, a proposito dell'essere purissimo, nella purezza della sua fenomenalità originaria, troviamo l'affermazione che l'essere purissimo è pura manifestazione, è sottratto ad ogni pretesa di conoscenza categoriale, è sottratto ad ogni volontà di amarlo secondo la logica della reciprocità. L'oggettivazione dell'essere, in mancanza della riduzione fenomenologica, andrebbe contro l'esito beatificante della contemplazione pura, così come il bisogno di reciprocità risulterebbe essere la pretesa assurda del soggetto di catturare l'amore mediante categorie logico-inferenziali, come se l'amore potesse essere negoziato dagli amanti attraverso un contratto pattuito o un compromesso doveroso. Invero, la logica oggettivante o di scambio non può che ostacolare l'estasi, perché né l'essere purissimo né il sommo bene o sommo amore possono essere oggetti da possedere o da scambiare. Marion osserva molto puntualmente che l'amore non deve essere inteso come essere amato. L'amore permette all'amante di non innescare la razionalità calcolatrice e nella libertà erotica è compresa la libertà di perdere. Non si trova che una sola parola d'amore: dare senza essere ricambiati e senza riprendersi niente, quindi poter perdere ed eventualmente perdersi. Ma l'amore stesso non si perde mai, poiché trova compimento nella perdita stessa. Bonaventura, richiamandosi alla purezza originaria dell'essenza divina e alla sua dimensione trinitaria, innesta l'ulteriore senso cristologico, per cui l'essere proprio del Verbo, mediatore della creazione e attore della salvezza cosmica, si compie nell'amore manifestatosi come una donazione totalmente fenomenizzata della carne assunta dal Verbo incarnato, in cui andrà a compiersi la riunificazione del tutto. Da questo processo di ridefinizione dei significati dell'essere e dell'amore bene e dei loro sovrasensi, Bonaventura arriva alla nota fusione del nome dell'essere col nome del bene amore. L'essere uno, che ha tutto se stesso come sovrabbondanza, è in connessione essenziale con l'altro nome di Dio, che è quello di Bonum, che, secondando la concezione neoplatonica del bene, Dionigi definisce come bene sommo, somma bontà, capace di rendere partecipe di se stessa senza invidia. Lo sintetizza bene la formula assunta dai teologi latini: bonum dicitur diffusivum sui, ampiamente accolta da Bonaventura. E qui è forse il modo con cui io faccio dire a Bonaventura, o ricavo da Bonaventura, l'affermazione dell'eterna generazione dell'essenza: bonum diffusivum sui. La bontà essenziale, naturalmente, questo effato vale secondo me solo in riferimento, il bonum diffusivum sui vale solo per la bontà essenziale, sommamente piena e perciò sommamente effusiva, capace di riversarsi ed effondersi ad extra.
Subito dopo, Bonaventura pone il riferimento alla mediazione indispensabile di questa autodiffusione del Dio Uno nel Dio Trino, quella realizzata dal Verbo, un quonio di Cuntur, dal dono, lo spirito d'amore per modum doni in quo cetera dona donantur. Un'operazione dell'unitrinità che si radica in una reciproca immanenza, nella forma più unitaria dell'operare vicendevole, nominata con un termine già presente nella teologia trinitaria latina, quella di circumincessio, itinerarium 6.2. Il termine è accolto da una lunga tradizione teologica, ma è ben traducibile nel linguaggio del processo emanativo diffusivo della luce divina, che implica, ripetiamo, un coinvolgimento totale della soggettività, sino al livello dell'illuminazione intesa come ciò che dà alla mente di essere già da sempre della detentrice della luminosità di Dio, Padre dei Lumi, luce vera dischiusa originariamente nell'esemplarità del mondo delle idee divine nel Verbo, Verbum in Creatum, poi nella sua potenza manifestativa di Verbo creatore, parola del Padre nella rivelazione scritta, e poi Verbo incarnato e crocifisso, partecipe dell'eccedenza soprabbondante di essere bene offerta dal dono, Verbum inspiratum, che nella triade sancisce la perfetta unione. Grazie dell'attenzione. Ringraziamo il professore Alessandro Ghisalberti. Adesso abbiamo 5 minuti e 5 domande. Allora, probabilmente non sarà possibile di toccare tutte le domande, però poi durante coffee break si potrà parlare con i nostri relatori, soprattutto con il relatore principale, dato che la maggior parte delle domande riguarda ciò che ci ha detto. Cominciamo da una domanda forse più semplice ma interessante, cioè in che cosa consiste questa conversione di Bonaventura dell'anno 1259? Ho una impressione. I have a real impression that 95 and La Verna is fundamentally crucial moment in Bonaventure's life. Really, we can talk in this case about conversion. I am tempted to say that he, for the first time in his life, saw Francis as he really was. He knew a lot about him, but for the first time he experienced Francis's experience. He was illuminated by Francis's illumination. And I would say that here we have two serious moments of the one conversion. The first one is the spiritual. It is his personal meeting, personal experience of the community of the saints. And the second one is intellectual. Intellectual, it means that through this personal meeting with Francis, he gets clue, Bonaventure gets clue, which helps him to understand more fully the meaning of his own theology from the beginning of his intellectual production. That's why I think that we really can talk about conversion, maybe not the moral conversion, but the spiritual and intellectual. So this is the first question. La seconda domanda. La seconda domanda, you said in your final remarks that there cannot be divine revelation without human transformation. What is the role of the will or voluntas or libero arbitro in this transformation? Yeah.
I can feel here the Franciscan moment of voluntarism in this question. It's obvious. I mean, I'm not very much surprised by it. Let's see the structure of itinerarium. It begins with direct taking into account Francis's experience. Bonaventure says, I am interested in Francis as a man of desire. As a man of desire inflamed by the Holy Spirit in the middle of the desert. The first sentence, the first affirmation Bonaventure has to say about Francis is that his will was fully saturated by the desire of God. So this is, yeah, there is a willing. I mean, the whole structure of itinerarium is the explication of the iter of the imago Dei. Imago Dei, intellectual and willing part of human being. And both are implied in itinerarium. And willing is very crucial for Bonaventure. There is no question about that. But reinterpreted for me in the context of desire. So this is not really only moral will or moral similitude to God, but first of all, desire. Maybe it's enough. Mm-hmm. Il tempo si è compiuto, però penso che abbiamo ancora 30 secondi, un minuto al professor Ghisalberti che ci dica una ultima parola conclusiva. Facciamo pure una colpa, un peccato di presunzione. La mia relazione aveva la pretesa di dare un senso con l'espressione Deus summe conoscibilis, che di per sé è controvertibile anche per San Bonaventura, con tutto quello che si è detto sull'apofatismo, con tutto quello che si è detto sul problema del coinvolgimento della conoscenza sensibile e quindi il conoscibile soltanto richiamerebbe l'intelletto. Ma il tema, a parte la battuta sulla presunzione, il senso della manifestatività dell'essere riveste secondo me importanza fondamentale in questo momento sul problema che è in atto la discussione dei filosofi contemporanei viventi su dove comincia la filosofia, da dove possiamo porre il cominciamento della filosofia. Grazie.